Visita la mal pagata con solo 3 difensori centrali a disposizione, l'Arezzo torna ad operare nel calciomercato tesserando il brasiliano Matias Antonini, che era già stato accostato all'Arezzo nelle scorse settimane. Matias Antonini, difensore centrale nato a Porto Alegre in Brasile, classe 1998, oltre al passaporto brasiliano ha anche quello italiano. Nella stagione 2013-2014 l'approdo in Italia all'Inter, partecipando con la prima squadra allenata da Roberto Mancini anche al trofeo Berlusconi alla Team Cup. Poi la stagione seguente il passaggio a Cagliari, anche con una presenza in Coppa Italia. Nella stagione 2018-2019 ha militato nel Gremio nella Serie A brasiliana. Suoi compagni di squadra sono stati in passato all'Inter Pissardo ed a Galcagliari. L'Arezzo una nota precisa di avere con questo arrivo completato la rosa della prima squadra per Di Donato. Recentemente Antonini aveva anche fatto una prova con una squadra polacca, lo Zagłębie Lubin, che milita nella massima serie della Polonia, ma stando a quanto riferiscono le cronache polacche non ha convinto l'allenatore Martin Seveli, e così sul giocatore è piombato l'Arezzo. Un rinforzo anche per i centimetri della difesa amaranto, visto che Antonini è alto 1,91.